Coach Raiola, difficile commentare una partita del genere dai due volti, perfetta il primo tempo, nel secondo via via si è peggiorato fino al blackout finale. Guarda, sì, hai detto bene tu, è molto difficile commentare questa partita dal punto di vista sia tecnico che tattico, perché una squadra che fa 15 punti nel secondo tempo e con tutto il rispetto per i ragazzi che hanno vinto questa partita di Giulianova, specialmente i ragazzi che giocavano di meno, sinceramente perdere da più 20 al primo tempo una partita senza, una squadra che era senza Azzaro e Cardini all'inizio partita e senza Angelucci al secondo tempo e senza Gobbato, per me è una cosa incommentabile. L'unica cosa che mi sento di dire è di chiedere scusa, ma veramente, guarda, lo farei con le lacrime agli occhi, non mi escono in questo momento, ma ce l'ho dentro di me, sia al pubblico, perché veramente abbiamo offerto un secondo tempo indegno, non indecoroso e niente, cioè vergognoso, indegno, e chiedo scusa anche alla società, perché sinceramente in questo momento non è che io debbo arruffiare la mia società, ma offrire a una società che comunque quest'anno, in questo momento, non ci ha fatto ancora nulla, una prestazione del genere è qualcosa di vergognoso. Io mi vergogno, spero che i miei ragazzi si vergognino, perché se abbiamo detto in passato, ci siamo andati, abbiamo sempre cercato di guardare le cose positive, abbiamo sempre cercato di lavorare su quelle negative, abbiamo sempre cercato di esaltare le cose, cioè di essere positivi, eccetera. In questo momento di essere positivi, sinceramente, io veramente non vedo nulla.